Segnalaci la buona informazione sulla nostra pagina Facebook, alla nostra email, per avere un'informazione migliore. Dunque, la prima domanda è: qual è la sua impressione del panorama informativo italiano? Dunque, io cerco di informarmi quanto posso attraverso la televisione, leggendo i giornali, magari utilizzando diciamo, le versioni su internet, e cerco di farmi un po' un'idea di quello che è il mondo. Ho notato che ci sono, come naturale però, degli stessi avvenimenti in versioni diverse, per cui c'è da chiedersi ogni volta: ma quale sarà la verità, quale sarà, diciamo, la notizia meno manipolata? Ed è una domanda che mi pongo quotidianamente, ma alla quale non riesco mai a trovare una risposta, per cui cerco di mediare un pochino fra quello che sento e quello che penso, insomma. Nella sua attività riesce a trovare l'informazione che le è utile? Come insegnante, dice. Sì, anche. Diciamo di sì, non sempre, non magari ogni volta che mi serve trovo esattamente quello che cerco, però insomma la ricerca la faccio sistematicamente, come diciamo, facciamo anche nella redazione del giornalino. I ragazzi sono abituati fin da subito, insomma, a gestire le notizie, trovando fonti diverse e, diciamo, visitando i siti che sono a disposizione per cercare proprio di trovare quello che si cerca. E io credo che ci si debba mettere diciamo, in quest'ordine di idee quando si parla di informazione. Bisogna cercare di essere aperti, ma anche, diciamo, duttili, nel senso riuscire a cogliere, se è possibile, il meglio di quello che si trova, cioè che si cerca, consapevoli però che, non, diciamo, che riuscire a trovare magari quello che si spera di trovare è una cosa abbastanza rara, insomma, capita molto, 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 molto poco frequentemente. Quali aspetti andrebbero incentivati nell'attività di informazione? Secondo me bisognerebbe incentivare la pluralità, innanzitutto. Più voci ci sono, quindi più anche versioni delle notizie ci sono, più facilmente la verità, con una ricerca un po' attenta, forse si riesce a cogliere. Perché cioè, diciamo, l'informazione univoca, non è un'informazione. È una sorta di tentativo di lavaggio del cervello, secondo me. E purtroppo le testate, a mio avviso, molte delle testate giornalistiche più importanti e alcune, diciamo, fonti di informazione televisive sono tutto meno che obiettive. Però è un'opinione personale, ovviamente. Quale media usa più frequentemente per informarsi? La televisione la guardo sistematicamente dal mattino, quando mi alzo, prima di venire al lavoro, guardo i notiziari che ci sono, soprattutto cerco di cogliere, nei limiti del tempo che ho, le rassegne stampa, perché mi interessa vedere soprattutto che cosa portano, cioè che cosa presentano i quotidiani, la carta stampata, insomma, e come questa carta stampata viene presentata dalle varie reti, no? Perché c'è anche una interpretazione che si sovrappone a quella diciamo, della testata presentata, no? E quindi se posso, perché poi dipende molto da quanto tempo ho, da che ora entro, quindi, e amo anche seguire quei talk show che ci sono a inizio mattina, che parlano prevalentemente di politica, ma non solo, insomma, anche di fatti quotidiani, quindi. E cerco di farmi un'idea più o meno chiara. Cosa potremmo fare ognuno di noi per contribuire a una buona informazione? Bella domanda, non chiedo tutte le volte, non lo so. Sinceramente non saprei che risposta dare. Forse l'unica chance che si può avere è quella appunto di avere a disposizione una pluralità di voci e cercare di ascoltarle.
se non tutte, perlomeno la maggior parte, e poi ovviamente agire criticamente su quello che si ascolta, perché poi cioè, lo spirito critico secondo me è fondamentale. L'importante è avere un'opinione e per farsi un'opinione bisogna sentire le opinioni degli altri, sennò, anche quando queste opinioni magari non si condividono e quindi si va diciamo dalla parte opposta, però cioè, ci vuole un'apertura in ogni caso. È mai caduta nella trappola di una bufala? Noi le cerchiamo spesso le bufale per il giornalino perché ci lavoriamo sopra, insomma. Ma io credo che le bufale facciano parte dell'informazione. Nell'esperienza del suo giornale qui a scuola, qual è stato l'aspetto più gratificante? Questa scuola che è su due plessi, no? Non so se hanno notato. Sono due istituti, uno è un istituto tecnico commerciale, sarebbe questo, l'altro è un istituto tecnico industriale. E poi c'è stato annesso un liceo tecnologico, ma insomma. In origine queste due, diciamo, queste due scuole erano divise e erano anche staccate come sedi. Quando poi li hanno messi insieme, diciamo, il mettere insieme era stata una forzatura, come sempre succede, no? E quindi c'era una sostanziale diversità tra i due corpi docenti, c'era anche una sorta di rivalità che poi si rispecchiava inevitabilmente sui ragazzi, no? I ragazzi di là non potevano vedere quelli di qua. Allora l'idea del giornalino era venuta fuori da lì, cioè, proviamo a trovare qualche cosa che possa coinvolgerli tutti in qualche maniera e che possa creare questo spirito di squadra che manca, perché nel 2006 quando abbiamo cominciato c'era proprio questa netta divisione.